Ed eccoci in diretta con il Pungiglione, siamo pronti a fare shopping in questo weekend e non solo oggi che è il Black Friday. Ciao Davide Spinozzi qui con noi. Buongiorno Corinna, buongiorno a tutti i radioaspettatori. Ascoltatori, perché poi io dico spettatori, invece loro ci ascoltano e domani ti rivedono su Facebook, sulla nostra pagina R9 del New Radio. Senti, tu sei il titolare, no, del negozio SD Lab, vendete articoli sportivi. Più o meno, no? Mi sbaglio? Da qualche mese meno sport e più abbigliamento e più calzature. Ah, perfetto, proprio vai! Ci ho presa la grande. Senti, come sta andando questa giornata? No? È iniziato da te il Black Weekend. Noi l'abbiamo prolungato nel Black Weekend, abbiamo fatto un'evoluzione Black Friday, perché ricordo che è un'iniziativa che nasce per gli acquisti online. E di conseguenza dura 24 ore nella giornata di venerdì, mentre per i negozi fisici magari si dà modo a tutti di avere l'occasione di fare shopping, approfittare di queste offerte anche nel weekend, perché giustamente si lavora, per fortuna, io direi più per fortuna, adesso in questo periodo di molti lavorano, per fortuna si lavora, però nello stesso tempo è difficile, uscire, no? Diciamo che online quei 5-10 minuti li si trova, anche a pausa pranzo, una piccola pausa, e online si riesce a fare velocemente l'acquisto anche da un telefonino, da un attimo, mentre per i negozi fisici bisogna spostarsi, ci vuole un pochino più di tempo, quindi noi abbiamo voluto dar modo ai nostri clienti di approfittarne anche per il weekend. Perfetto, mi sembra ottimo. Com'è andata la mattinata intanto? La mattinata è ovviamente sul nostro sito, perché noi vendiamo sia in negozio che online. Nel nostro sito online, che è sdlab.it. Nel nostro sito sono triplicati gli ordini. Fantastico, e anche sul sito comunque fate l'offerta fino a tutto il weekend. Sì, stiamo facendo un 30% di sconto su tutta la merce, sia sul sito che in negozio, quindi la stessa tipologia di promozioni. E quindi diciamo sul sito già c'è stato il boom, quindi perfetto. Diciamo i consumi sono triplicati e in negozio c'è più gente rispetto al solito, ma come dicevo prima lo vedremo più che altro domani. Certo, domenica. Se ne impazzirai tra domani e domenica, saranno due giornatacce, meno male, però comunque sarà impegnativo. Senti, scherzando tra di noi dicevamo, no, che hai visto che molti pagano col contrassegno. No, ci domandavamo perché. Come mai? Il giorno Black Friday arrivano tutti gli ordini con la modalità di pagamento contrassegno. E io la risposta me la sono data. La gente non ha i soldi sulla carta. Infatti, perché tu fai di fretta, no? Devi comprare oggi. Non fai in tempo andare al tabacchino, alle poste, a ricaricare la prepagata e allora... Per forza. Il contrassegno, se no non riesci ad approfittare dell'offerta. Certo, perché comunque le offerte per lo più sono entro oggi. Scadono oggi, quindi ben venga anche questa modalità di pagamento. Certo, l'importante è comprare, insomma. Senti, mi spieghi anche tu un po' la storia del Black Friday, perché si chiama così, perché questa giornata, proprio a novembre. Allora, a livello commerciale nasce perché novembre è un mese morto. In tutti i sensi. A ottobre c'è il cambio del guardaroba, quindi le persone, specie nell'abbigliamento, spendono. A dicembre ci sono i consumi natalizi, i regali, quindi il mercato è molto vivace, dinamico. A novembre è un mese messo lì in mezzo. Così. A livello di consumi è una tragedia. Come ben sappiamo, a fine mese ci sono le scadenze e i pagamenti, quindi a livello commerciale si è voluto creare, diciamo, si è voluto creare questa promozione, questa iniziativa per incentivare i consumi a ridosso di un fine mese, di un mese un pochino sottotono. Certo, che poi appunto Black Friday, venerdì nero. Perché dal 9 è un po' inquietante, io, ma perché noi facciamo shopping? È nero per i commercianti. Ok, per i consumatori è un venerdì felice, perché comunque veramente si risparmia. Certo, anche perché da noi, dicevo anche ieri, che i saldi inizieranno poi a gennaio, no? Sì. Quindi magari uno ne approfitta anche per i regali natalizi. È geniale questa cosa. Proprio lì che voleva arrivare. Uno, piuttosto che magari spendere a ridursi agli ultimi giorni e fare acquisti a dicembre, dove poi c'è caos nei negozi. Certo. E comunque i prezzi sono quelli di listino, diciamo, non si trovano grandi offerte. Uno anticipa un pochino i tempi, risparmia, non trova più assortimento, comunque anticipa di un mese l'acquisto, quindi c'è convenienza. Senti, quando arrivano i saldi, no, c'è sempre chi pensa che magari qualche commerciante un po' ti imbroglia, non mette davvero lo sconto. Come possiamo riconoscere se davvero quel prodotto è scontato? Allora,
un negozio serio ha tutta la merce etichettata col prezzo. Ok. Di conseguenza è importante che sul cartellino ci sia l'etichetta col prezzo e che poi lo sconto venga calcolato alla cassa. Quindi direttamente lì uno... Cioè, nel senso, se al consumatore viene detto questo è il prezzo scontato... Ok, ti credo sulla fiducia. Se tutti i capi, gli articoli hanno il prezzo, diciamo, dell'etichetta, di listino. Di listino. Poi alla cassa viene calcolato lo sconto. Perfetto. A meno che uno la notte prima non lo fa, modifica qualcosa, ha aumentato tutti i prezzi. No, va bene. Senti Davide, ci fermiamo un attimino e poi torniamo in diretta. Va bene, grazie. Di nuovo in diretta con il Pungiglione e con Davide Spinozzi. Stiamo parlando di shopping, di questo Black Friday, nello specifico con te del Black Weekend. Quindi che è iniziato già stamattina. E ti volevo chiedere, prima di ridire un po' come funzioneranno queste tre giornate, quali sono gli articoli più venduti e più richiesti in questo periodo? Bentornata Corinna. Grazie, io ho parlato, c'hai ragione. Mi ha dato anche modo di salutare. Scusa, hai ragione, sono diventata maleducata con i miei ospiti. Guarda, ti dico, eccezionalmente quest'anno i capispalla, i giacconi più o meno pesanti, perché siccome l'inverno è tardato ad arrivare, c'è stato un caldo un pochettino anomalo è in vero, questo autunno. È vero, un tempo strano. E le persone hanno temporeggiato per fare l'acquisto del piumino, della giacca. E allora adesso, visto magari c'è questa promozione, noi come SD Lab stiamo facendo lo sconto del 30%, sì, come dicevamo prima. Visto che c'è l'occasione, dicono fammene approfittare, tanto presuppongono che prima o poi arriverà, no, sto freddo deve arrivare. E arriva, secondo me arriva, ci siamo. Convidando, diciamo, in questa previsione, comunque approfittano delle offerte e bene. Stanno comprando molto le, appunto, giacche e piumini. Ah, comunque, okay. Il best seller rimane sempre anche la scarpa, le calzature. Che tipo, quali sono le scarpe? Noi vendiamo veramente tanto Nike e Adidas. Ah, bene, ok, quelle sono quelle. I marchi più riconosciuti. Ma secondo me, un po' parlando della vendita online, il motivo è che chi ha le Nike e le Adidas conosce già bene il proprio numero. E quindi, questo è vero, perché online c'è questo problema, no? Questo problema, che comunque non puoi provare la scarpa o il capo d'abbigliamento. Certo. Quindi se è un marchio che comunque conosci, hai già diversi pezzi, sai bene già male, sì, sull'abbigliamento la taglia o comunque sulle scarpe la misura che indossi e fai l'acquisto un pochino in maniera più serena. Poi puoi fare il reso comunque, no? C'è sempre il reso. Che poi è un po' una scocciatura in realtà per quello, però insomma la possibilità c'è. La possibilità c'è, si hanno 14 giorni di tempo, quindi ah, voglia, dai. Anche con calma. Con calma si può fare. Assolutamente. E allora buon lavoro per questi tre giorni, anche domenica, no? Sì, noi l'abbiamo per il negozio qui di Via Pasubio, SD Lab, siamo qui vicini. Siamo vicini a voi di R9 e abbiamo prolungato l'iniziativa da Black Friday a Black Weekend, quindi perfetto, anche sabato e domenica. Verremo 30%. Su tutta la merce? Su tutto, indistintamente. Allora, veniamo sicuro, apriamo anche il sito internet per fare un po' di shopping. SDLab.it. Perfetto. Davide, davvero grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. Che sarà dura questi giorni. Grazie. Meglio così. Meglio così, buona giornata. Grazie a tutti. E noi torniamo fra pochissimo in diretta, sempre con il Pungiglione. A dopo.